di insegnare a Mesoraca la strada per arrivare proprio in questi paesi è veramente terribile e fino ad oggi appunto non era minimamente cambiata. Sicuramente questa bretella, diciamo, consente di aggirare l'abitato di Cutro, consente di arrivare molto più agevolmente qui. Insomma, per la strada, raggiungere la strada per Petilia e per Mesoraca, e ci auguriamo che veramente sia utile e percorsa da tutti coloro che abitano nell'entroterra. Allora, io stavo considerando che sicuramente la provincia di Crotone ha a disposizione ogni anno qualcosa come circa 3-4 milioni che vengono dati sono stati attribuiti alla legge di bilancio a tutte le province proprio per la manutenzione delle sedi stradali provinciali. Ecco, io prima ancora che iniziasse la pandemia avevo avuto modo di scrivere proprio una PEC in provincia per comprendere in che maniera, se era stato fatto un piano proprio di fabbisogno e quindi se fosse stato stabilito una priorità, un elenco di priorità e come fossero stati utilizzati questi soldi, anche perché non dimentichiamoci, alla fine dell'anno devono essere comunque rendicontati. Ma da allora non ho avuto nessuna risposta. Io mi auguro, perché reitererò questa domanda al Presidente Ferrari, mi auguro di avere una risposta al più presto per poi rendere edotta la cittadinanza. Sì, diciamo che se chi ben inizia la metà dell'opera, insomma, sicuramente questo è un inizio straordinario perché per me oggi è la prima uscita in maniera istituzionale, quindi che coincide con l'inaugurazione di un'opera pubblica di straordinaria importanza per il territorio provinciale e non solo. Parliamo di un'opera pubblica, insomma, che ha visto lavori per oltre 15 anni con un impegno finanziario di circa 20 milioni di euro. Pertanto è evidente, insomma, che parliamo di importi, ma anche, diciamo, di lavori di straordinaria importanza, non solo per la mobilità e quindi per il fatto che va a collegare in brevissimo tempo l'area del Patilino al mondo costiero, diciamo così, ma anche al contrario, anche, diciamo così, i comuni costieri, grazie a questa arteria, potranno raggiungere l'area del Petilino in brevissimo tempo. Tutto questo ovviamente ha la sua importanza anche sotto il profilo turistico, quindi non solo un'importanza, diciamo, in termini di viabilità e di mobilità, ma anche sotto il profilo turistico. A questo aggiungiamo che a ridosso della rotatoria del Lenze, dove in questo momento siamo, è prevista l'innesto con la nuova statale 106 che collegherà Crotone a Catanzaro, quindi è qui che capiamo che questa opera è importante non solo per il territorio della provincia di Crotone, ma anche e soprattutto per l'intero territorio della regione Calabria. È una giornata memorabile per tutti i cittadini della provincia. Finalmente i comuni più distanti e lontani sono più vicini. Questo vuol dire accorciare le distanze non solo di Petilia, ma di tutto l'Alto Marchesato per Crotone, che è la sede del capoluogo di provincia, della prefettura, ma è sede anche dell'ospedale più vicino e quindi soccorso, emergenza, ma anche turismo e sviluppo. Penso che sia il messaggio più bello, con l'inizio del nuovo anno, un messaggio di rinascita. Finalmente questo territorio, con la consegna di questa strada alla collettività, ritorna a nascere e soprattutto ad avvicinare la popolazione tutta in quello che è il disegno dell'area vasta. Ci sono due piani di viabilità che sono stati approvati dalla provincia negli anni scorsi e hanno tutti quanti il finanziamento del Ministero delle Infrastrutture. Io so che la nuova squadra eletta il 18 dicembre alla provincia è già al lavoro per programmarne di nuovi. Devo dire che in questi 2 anni la provincia di Crotone, nel territorio dell'Alto Marchesato, ha lasciato un segno evidente, tangibile, un'altra eterna incompiuta, il polo scolastico che è stato inaugurato a Petilia Policastro a giugno scorso. Tante strade sono state ammodernate, asfaltate proprio nei mesi scorsi. Quindi la provincia è ritornata ad essere presente e ad essere protagonista nel nostro territorio. Questa indicazione che fu fatta dalla giunta che ho presieduto nel 2003. Ora io devo ringraziare, l'ho fatto sempre personalmente, Masino Medaglia, perché fin dai tempi del passato è stato quello che ha provocato un po' lo stimolo anche da parte mia istituzionale negli ultimi incontri che abbiamo fatto, negli ultimi incontri prima perché poi andassi via. Questa strada è un patrimonio, ha ragione Simone Saporito, è un patrimonio di tutti.
auguriamo a Sergio Ferrari, qui nuovo presidente della provincia, di continuare su questa strada, perché noi abbiamo un compito, chi fa politica, chi fa istituzione ha un compito che non si può cancellare, che è quello di stare al servizio dei cittadini. Però prendiamo il lato positivo, finalmente la strada si porta a compimento, finalmente la comunità di Rocca Bernarda, Bettiglia, Mesoraca si uniscono alla comunità di Crotone, non solo in modo, come dire, istituzionale, quindi come provincia, ma finalmente anche attraverso una strada che le collega. È una strada sicuramente, l'hanno detto, è inutile rimarcare la grandezza e l'utilità di questa strada, che da prima ci unisce all'ospedale, quindi garantisce finalmente un diritto alla salute che era negato fino a poco tempo fa. Dall'altra ci apre sicuramente nuove prospettive dal punto di vista commerciale e dal punto di vista anche dei rapporti fra le comunità. L'importante è arrivare all'opera terminata. Come dice il Presidente, ci impegneremo, faremo squadra per altre opere, sperando di accorciare i tempi, perché i cittadini vogliono vedere opere concrete. Grazie Presidente, grazie a tutti per essere intervenuti. Un ringraziamento ovviamente va alle forze dell'ordine per la presenza e la persona di incontrarci meglio, non soltanto, voglio dire, è una cura veramente seria, perché aiuta ad incontrarsi piuttosto che ad allontanarsi. È stato fatto un bel lavoro da parte di tutti. Io sono contento e soddisfatto nonostante tutte le cose incredibili. Complimenti a tutte quelle che poi hanno portato alla conclusione del risultato, e sono veramente soddisfatto, e credo che questa sarà anche un'opportunità di crescita economica, perché laddove ci sono cose di questo tipo si aiuta l'economia, non ci si ripara, ma ci si porta così come oggi, con questa bella giornata di sole. Grazie e complimenti a tutti. Grazie.